Bene ragazzi, episodio 4 se non sbaglio. Siamo tornati su Little Friends, Dogs and Cats. Come vedete il mio cucciolo Ryan sta giocando, dormendo, provando a dormire nella nuova cuccia che gli ho preso. Guardate che carino che è. Oh, tenerello. Carino. Comunque, io oggi direi di provare ancora una volta a fare la gara del disco. La gara del disco, la gara, anche perché qui c'è solo la prova del disco. Io volevo provare a fare la. Ops, no, ho sbagliato. A fare la dilettanti, visto che non ho ancora provato. E principianti, l'ho già fatto, dilettanti. L'abbiamo allenato un bel po' anche nel video scorso, quindi in teoria dovrebbe riuscire a farcela. Lo spero di tutto cuore, ma proveremo. Vediamo un po' come se la cava e poi se perde pazienza. Allora, il primo premio è quel disco che vedete lì di bronzo. 4.500 monete e 10 coupon rosa. Non ricordo che nome hanno i vari tipi di coupon. Cioè, non mi ricordo per cosa serviva esattamente ognuno per cosa serve, per che tipo di oggetto serve. Vabbè, come sarà questa gara? Non l'ho mai fatta, quindi se perdiamo, ragazzi, venitemi incontro. Oh! Xavier? Daniele? Ah, Birba? No, Xavier è il nome del padrone. Non so come si chiama. Ok, Max e Birba. Questo dovrebbe essere. Oh Madonna santa. Inizia male. È il disco a medio raggio. Io l'ho allenato, però. Non so. Dai, non è possibile, non prende nulla. Ma poi non penso si possa neanche uscire dalla gara, quindi la perdi e basta. Vabbè, se veramente in questo gioco si possono fare gare infinite al giorno, non è un grande problema. Oh, bravo! Io spero di tutto cuore di arrivare almeno seconda. Dai, uffi! Eppure l'ho allenato. Ok, che è il secondo giorno di gioco, perché sì, sto registrando questo video sempre il 29 maggio. Bravissimo! Oh, che bello! Bravissimo! Wow! Bravo! Ok, mi rendi veramente fiera. Ah, grrr. Dai, vieni qua. Bravo, Madonna, quanto sono contenta quando li prende in salto. Bravissimo. Dai, manca un minuto. Perché non tira? Ok. Però se Birba prende due dischi da 10 ci frega. Dai. Dai, manca 30 secondi, dai. No, 60 ha fatto quello. Non va bene. Bravo! Dai, dai, vieni Ryan.
Ti prego, Ryan, ti prego. Dai, Ryan. Vieni, veloce, veloce. Corri. Panico. Prendilo, Ryan. Va bene, dai. Meglio di niente. Dai, veloce, Ryan. Dai, ma non me l'ha fatto tirare. Che palle. Joy-Con del cacchio. Ah, meno male. Oh, medaglia. Coppa di bronzo, quindi. E anche il disco. E 10 coupon rosa. Ah, sì, abbiamo vinto. Però poteva farmi fare anche un altro tiro, soltanto che non mi funzionava il Joy-Con, praticamente. Cioè, nel senso... Ragazzi, è la cosa della calibrazione. E non è una scusa del tipo, oh, il joystick fallato. No. Galaxy Profissi è ora disponibile. Negozio di alimenti, nuovo prodotto in magazzino. Sei stato bravo, sì. Guardiamo che cosa è arrivato al negozio, dai. Cibo per cani. Ah, quelli di maggiore, come si chiama? Di qualità maggiore. Quelli di maggiore. La qualità dei cibi che comprate si vede dalle stelline sopra il prodotto. Anche per i gattini me l'ha fatto. Allora compriamolo un pochino, dai. Ho 71.600 monete. Compriamo. Ah, questo è arrivato, guarda. Ne compro 3. Questo uno ce l'ho già. Questo ce l'ho già 2. Per ora per i gatti non compro niente finché non prendo gatti. Ho fatto un nuovo timbro. Oh, quanti ne ho fatti? Fai afferrare un frisbee a un amico per la prima volta. Fai afferrare un frisbee a un amico 10 volte, 100 volte. Ah. Lancia un giocattolo a un amico 10 volte. Ottieni il primo posto in una gara di dilettanti e principianti. Ok. Diamogli da mangiare e da bere perché, come vedete, ha fame e sete. Gli diamo questo di livello alto, te lo sei meritato. E ora va spazzolato. Ecco, una cosa che a me personalmente in questo gioco non piace molto è il fatto che il cucciolo si sporca veramente con un non niente. È abbastanza fastidioso. Cioè, qualsiasi cosa fai si sporca subito e devi spazzolarlo. Perfetto. Tira? Cosa dice il coso? Comunque ha tutte le statistiche al massimo, come vedete in basso a sinistra. Però stiamo per salire a livello 13, eccolo qua. Stile della casa, è stato aggiunto un nuovo stile. Ok, andiamo subito a prenderlo. Allora, arredamento interni, vediamo un po'. Carta d'apparati. Ora posso comprarli. Vedete, abbiamo tutte le cosine. Allora, pavimenti. Questo è bellissimo. Tappeti. Questo mi piace, però io volevo cambiare proprio stile della casa. Naturale. Ok. Moderno.
Questo me l'ha sbloccato adesso. Io volevo questo. Oh, ancora non è sbloccato. Guarda quanto è bello questo scuro. Che stile è questo? Stanza dei giochi. Posso comprare questo qui per ora. Moderno. 100. So. 25.000 però. Oppure posso prenderlo senza mobili e spendere 5.000. Vabbè. Beh, non che i mobili servano a molto, eh. Che faccio? Vai, direi di prendere questa a 5.000. Ah, che carino! Ok. Oh, compriamo noi dei mobili. Vabbè, non c'è altro. Ok, niente. Però potrei prendere un'altra di queste. Oh, per ora ho questa qui. Tanto nel prossimo episodio prendiamo un altro cucciolo, quindi mi servirà. E adesso casa, posizione di arredi. Qui c'è già questa cuccia qui. Ma... ah, ok. Qui c'è la cuccia di lui. Mettiamola qua. Ok. E poi proviamo a cambiare gli arredamenti interni. Carta da parati. Ah, ma bellina questa. Beh, dai, è carina anche celeste. No, che carino. No, che bella. E tu no. No, vabbè, il parquet è la cosa più bella secondo me. Quello attuale, ok, lasciamo questo. Tappeti, cioè da scegliere tra verde. Oh! Oh! No, ma sono meravigliosi. Ok. Allora faccio così. Ok. Oddio, che carini. Questo. Vai, basta, se no... no, ok. Adesso iniziamo a ragionare, ragazzi. Che carina. Ora mi sto divertendo. Avevo detto, dovevo aspettare prima di giudicare. Ancora non era sbloccato neanche la metà delle cose, quindi... E vai. Ma che gran ficata. No, ci vai te nella cuccia per il nuovo cucciolo? Mannaggia, mannaggia. Ok. Che carino. Ti piace questa cuccia, eh? Intanto faccio foto a inoltranza, come sempre. È un vizio ormai, sia qui che Nintendox. Ah, è troppo carino. Ok, basta foto. Ok, il cucciolo è a posto. Siamo praticamente a 15 minuti di video, quindi io direi di salvare e chiudere questo episodio qui. Sì.
Io spero, ragazzi, che anche questo episodio vi sia piaciuto, che continuate a seguirmi. Vi ringrazio per aver visto il video e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi!